Formazione annunciata con Martinetti che vince il ballottaggio con Cattelani. Attenzione, sorpresa in panchina, non trova posto Cingolani. È scelta tecnica? I Granata partono bene, passa poco più di un minuto, c'è questa azione di forza, di sfondamento di Ingari che serve un buon pallone a Martinetti, diagonale debole, para il portiere del Bellaria. Al quarto minuto Anderson, sarà uno dei pochi lampi del giocatore Carioca, il cross un po' forte per Ingari che non ci arriva, Spitoni non rischia e comincia a salire in cattedra il Bellaria. E fallo questo su Stefani, fatto sa che Marchi si invola verso la porta, difesa da Ambrosio, il tocco per Zanardo, Zanardo si decentra, poi Ambrosio che deviene calcio d'angolo. Attenzione al fallo di mani di Ingari, il colpo di testa di Zanardo, il cross della bandierina di Matteo Camillini, il braccio di Ingari largo, era signori calcio di rigore. Un minuto il colpo di testa di Zanardo, ancora il calcio d'angolo e ancora Zanardo che va a incrociare contro la traversa in una difesa di belle statuine della Reggiana. 15° minuto, Chiavarini, il cross con Ambrosio che devia in calcio d'angolo e la Reggiana, beh, prova a mettere il naso avanti con Alessi, il servizio sulla destra per il cross e con la bella rovesciata di Martinetti la palla che termina sul fondo. 27° minuto, ancora Martinetti dalla destra, il cross lungo per Maschio, bello il tiro al volo ad incrociare la parata di Spitoni. 29° minuto, Maschio perde palla, forse c'è il fallo di Tasso, c'è il contropiede, attenzione, due giocatori del Bellaria davanti a Ambrosio, si ostacolano a vicenda Marchi e poi ancora Marchi che sbaglia dopo la prima conclusione. La Reggiana ha l'opportunità comunque clamorosa di portarsi in vantaggio, c'è Ingari che riesce a domesticare un pallone e da 5-6 metri spara alto, è un'occasione sballata da parte del giocatore della Reggiana. 37°, ancora Chiavarini che si beve Mallus, molto indeciso il giocatore della Reggiana, e Anderson in ripiegamento difensivo riesce a interrompere l'azione del Bellaria che però non finisce perché sul settore di destra nuovamente sfonda il Bellaria, il crossagere, guardate, D'Andria che stavolta va a esaltare le doti di Ambrosio che davvero salva il risultato, ma è una Reggiana in difficoltà. Al 40° minuto però Alessi serve un pallone d'oro con il contagiri ad Anderson, il tiro è assolutamente debole. Nella ripresa, formazioni confermate, dopo 3 minuti ancora la Reggiana che parte bene, ma lo aveva fatto anche nel corso del primo tempo con questo cross di Ponzo, la rovesciata di Martinetti, molto bella dal punto di vista stilistico, che termina sul fondo, ancora Martinetti di testa con Ingari anticipato, era il minuto numero 8, e all'11° guardate che è discesa di Chiavarini che salta 1, 2, 3 avversari, viene messo in movimento da Zanardo e il tiro termina sul fondo. 14° minuto, Greco, il cross al centro, splendido il colpo di testa di Ingari, la grande parata di Spitoni con la mano sinistra. Al 23° la prima ammonizione per Caccioli, attenzione, un brutto fallo da Tergo su Ingari, ci sta tutto il primo cartellino giallo, giù Anderson ed entra Caselli al 26°, passano 3 minuti e il Bellaria resta in 10 uomini. Sicuramente più dubbia questa seconda ammonizione con Caccioli e Ingari nuovamente a contatto, l'arbitro estrae il secondo giallo e il cartellino rosso, finito è stato un pochettino duro nei confronti del giocatore del Bellaria, anche se il braccio è largo e Ingari viene sicuramente beccato. Ti aspetti adesso la reazione della Reggiana che ha ancora una ventina di minuti per cercare il gol, invece notiamo solo la sostituzione di Mallus ed entra Cattelani al minuto numero 33, però non cambia niente, di un tiro in porta non se ne vedono. Giù Martinetti dentro Pelatti, minuto 39, ma di tiri in porta continuano a non arrivarne, anzi è al 41esimo che in questo brutto intervento di Stefani costa l'ammonizione al difensore della Reggiana e la conseguente squalifica domenica prossima contro il Teramo. Ti aspetti la Reggiana, ma invece è il Bellaria che parte in contropiede, attenzione con Marchi, 2 contro 1, ma il tocco verso Gomez è sbagliato, la palla troppo larga e qua la Reggiana davvero rischiava la beffa del gol in contropiede. Ti aspetti ancora la Reggiana e invece nuovamente Bellaria con questo colpo di testa ancora di Gomez lasciato su, stavolta però è Accademia a trattenere il pallone, finisce 0-0 e lo ribadiamo, è un punto guadagnato per la Reggiana. Le immagini finali ovviamente con i giocatori che ugualmente, e ci mancherebbe altro, vanno a salutare i tifosi Granata, accorsi numerosissimi al Nanni di Bellaria, ovviamente anche loro non felicissimi per il misero punticino portato in riva al crostolo.